Amici Enonauti, bentornati e dopo questo piccolo periodo di pausa, benvenuti ancora a parlare di vino e di curiosità legate al vino. Nuove puntate, nuovi viticoltori, nuovi amici del vino e nuove degustazioni. Non mancate e state con me. Oggi siamo in casa di Corte Moschina, in questa bellissima realtà nelle terre di Ronca. E stiamo scoprendo quella che è la passione di viticoltori davvero tenaci e davvero pieni di passione. Siamo in compagnia di Patrizia. Come va Patrizia? Allora, intanto benvenuto a Grazie a voi. Mi fa molto piacere oggi accogliervi a Ronca nella nostra famiglia, perché noi siamo una famiglia. Come tu sai e come mi piace raccontare, la famiglia è molto importante per noi. Mio marito è la terza generazione che è nel vino e oggi siamo seguiti da Alessandro e Giacomo che hanno preso questa passione, non so se gliela abbiamo trasmessa, se sono stati influenzati, comunque lavorano con noi e noi ne siamo orgogliosi. Parlaci di questa storia, di questo Tarai, di questa passione che unisce queste generazioni di viticoltori. Proprio questo vino è l'emblema di questa famiglia, diciamo, perché è nato nel 2004, quando Alessandro si è laureato in enologia e aveva voglia di dimostrare al papà che ci sapeva fare. Di conseguenza si sono messi assieme ed è nato questo Tarai. Le prime bottiglie sono state fatte assaggiare così e da allora è piaciuto, abbiamo aumentato i numeri ed è il nostro emblema, diciamo, è il nostro vino più rappresentativo non ci distingue, ma ci segue, perché sono le vigne che abbiamo attorno alla nostra proprietà. Quando apriamo la finestra noi vediamo le vigne di Garganega ogni mattina e ne siamo molto orgogliosi. È un cru, se non sbaglio, i Tarai. Sì, è proprio un cru, infatti è un vigneto specifico, comincia proprio la collina e ci sono queste vigne molto vecchie che hanno più di 60 anni. È un terreno particolare perché la zona di Ronca è una zona vulcanica, abbiamo il vulcano e il Monte Calvarina, di conseguenza un terreno importante. Forse è una sfida a farci conoscere, noi siamo piccolini, però ecco, vedo che ogni anno aumentiamo pian pianino. Guardate il bicchiere come muove, questo bellissimo giallo che continua a tornare e se lo portiamo al naso. Ah, questi fiori e questa pietra che appartiene a questi luoghi. Da poco sensazioni che riportano a quella che è la nostra terra, la pietra focaia, questo pseudo balsamico, anche di questo piccolo accenno anche di macchia mediterranea. La bocca, adesso vi dico cos'è, è un continuo ritorno a quello che è la territorialità. È bella, ma ve lo lascio provare. Sentirete un finale che è davvero vincente. In tavola io lo servirei con del coniglio e perché no con della faraona. Ma se vogliamo stare su un qualcosa di veramente territoriale, il nostro baccalà, anche se dobbiamo dare in prestito dei cugini vicentini, io ve lo assicuro, darà veramente delle grandissime emozioni. Allora Patrizia, io ti ringrazio di questo sorso così emozionante che ci porta anche a parlare della tua famiglia. A voi invece do appuntamento al prossimo venerdì con il mio amico sommelier e ricordate, chi sa bere bene sa vivere meglio. Cin cin! Grazie.